Il nuovo ISEE, questo frutto di questo DPCM, non lo ritengo come assessore di un comune anche molto importante, un progresso, bensì un regresso per quanto riguarda le politiche del welfare, perché dalle nostre simulazioni locali impatterà in maniera molto forte, direi quasi brutale, violenta, aumentando o la quota di compartecipazione al costo dei servizi, quindi un onere per le tasche dei cittadini già fortemente provati da una crisi economica prolungata, oppure comporterà l'esclusione di molte categorie già fragili, già deboli, pensiamo ai nostri anziani che oggi invece fruiscono dei servizi erogati. Se si volesse mantenere la situazione attuale ci sarà sicuramente un onere fortissimo a carico del bilancio del comune. Ecco, io trovo che tutto questo non sia assolutamente una politica lungimirante, perché una politica lungimirante è quella che preserva il welfare in un momento di forte crisi, che sa guardare lontano e quindi che non va a toccare dei servizi così sensibili, così delicati, così vicini alla popolazione come quelli appunto della scuola o del sociale. Mi auguro che ci sia o una proroga nell'attuazione comunque di questo ISEE, che sta mettendo in grossissima difficoltà gli enti locali per quanto riguarda lo stabilire le soglie di accesso, oppure addirittura un ripensamento e un nuovo DPCM tenendo conto delle istanze dei comuni, che sono davvero il front office dello Stato con la popolazione, con la cittadinanza, e meritano davvero più attenzione.